Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscoli a Vita. Sono appena tornato alla palestra e volevo parlarvi di come progredire in palestra. Dei diversi schemi di progressione, penso che non sia una cosa essenziale da sapere, però è un'informazione che vi può permettere magari di capire in modo olistico che cosa vuol dire la progressione in palestra e magari, perché no, provare dei diversi metodi se vedete che vi ritrovate spesso in una fase di stallo. Quindi magari per principianti non è esattamente il video perfetto, però sicuramente vi arricchisce la conoscenza del fitness. Partiamo subito con i diversi tipi di progressione. Esistono, direi, tre tipi di progressione. Il primo, vai in palestra e fai una progressione, direi, a buffo, ovvero non hai un piano specifico per come applicare il sovraccarico progressivo, semplicemente vai in palestra e se ti senti bene alzi il carico, se invece non ti senti tanto bene fai un allenamento un po' meno intenso. Questo funziona bene se avete della genetica ottima oppure semplicemente se siete dei lifter che andate in palestra con motivazione e vi piace alzare sempre più peso e automaticamente col passare del tempo diventate un po' più forti, vi provate a spingere sempre di più e progredite senza avere un tipo di progressione specifico, un piano di progressione. Altrimenti, se siete magari con una genetica un po' meno buona, se siete quelli che dovete forzarvi ad andare in palestra, fare le cose in questo modo probabilmente vi farà arrivare semplicemente una fase di stallo. Per voi potrebbero aiutare a fare gli altri due tipi di progressione. La prima è, si chiama Simple Repetition Progression, ovvero è una semplice progressione lineare in cui ogni singola sessione colpisci sempre lo stesso carico e provi ad aumentare le ripetizioni che fai con quel carico oppure provi ad aumentare il carico che fai per un certo numero di ripetizioni. Il terzo tipo di progressione si chiama periodizzazione. Praticamente suddividi il tuo tipo di allenamento in diversi blocchi distinti di più settimane. In questo modo magari fai una settimana ad intensità alta, un'altra ad intensità bassa, però magari il volume è l'inverso e in questo modo riesci anche tu a progredire. Vado un attimino più nei dettagli. Iniziamo col Constant Repetition Module. Il primo tipo è la progressione lineare ed è come sono strutturati molti dei miei programmi, ovvero vai in palestra, provi a sollevare un carico per 3 serie, metti che devi fare 3 serie da 6 a 8 ripetizioni. Una volta che completi 3 serie da 8 con un certo carico, abbassi le ripetizioni, aumenti il carico e provi di nuovo ad arrivare a 3 serie da 8 ripetizioni. Questa è la progressione lineare. Un altro tipo di Constant Repetition Module è il micro loading, ovvero non so se avete mai visto, ma i piccoli plates di 0.5 kg, quindi sono veramente minima, praticamente tu ad ogni sessione, metti che stai facendo panca piana, aggiungi questi piccoli pesetti qua, micro load, e rifai lo stesso numero di ripetizioni. Così piano piano, sessione in sessione, aumentando di 0.5 kg al lato, diventi sempre più forte e anche questo è un metodo di progressione. Questo quindi è il primo tipo di progressione. Il secondo abbiamo detto che è la periodizzazione, ovvero dividi il tuo allenamento in blocchi specifici di settimana in settimana. E in realtà la ricerca scientifica ha dimostrato che su 15 studi totali, 13 hanno dimostrato che la periodizzazione in lifter intermedi avanzati porta a più gains in palestra, quindi a maggiore crescita muscolare rispetto a una progressione del tipo lineare che abbiamo visto nel primo tipo. Gli unici due studi che non hanno dimostrato una differenza sono stati fatti in atleti principianti, in lifter che hanno appena iniziato. Per questo motivo stavo dicendo all'inizio, se avete appena iniziato non vi preoccupate di tutti questi schemi, se siete un po' più avanzati allora potrebbe interessarvi. Il primo tipo di periodizzazione è linear periodization. In questo caso il tuo approccio è diviso in intensità settimanale. Metti la prima settimana ti sforzi a fare 3 serie da 8 con un certo carico. La settimana dopo aumenti 2.5 kg, metti al lato se stai facendo il bench press, e ti sforzi a fare 3 serie da 7 ripetizioni. Ovviamente hai aumentato il carico, diminuisci le ripetizioni. Terza settimana fai 3 serie da 6 con un carico ancora più elevato. Quarta settimana fai un deload week, ovvero lasci riposare i tuoi muscoli, e riprendi con la quinta settimana, riprendi con le 3 serie da 8 ripetizioni, ma in questo caso avrai aumentato il carico che sollevi ogni 5 settimane, quindi questo è praticamente un ciclo di 5 settimane in cui ogni settimana diminuisci il volume, aumenti l'intensità. Questo è un tipo di linear periodization. Linear periodization abbiamo detto quindi che è un blocco di una settimana. Per i blocchi più lunghi, magari blocchi di 4 settimane, passiamo al block periodization. Metti quindi che all'inizio fai un blocco di volume, quindi col passare del tempo, quando sei nel blocco di volume, aumenti non solo la frequenza con cui colpisci ogni gruppo muscolare, ma aumenti anche le ripetizioni che colpisci ad ogni sessione per un gruppo muscolare, e poi magari passi invece al blocco di intensità, in cui il volume e la frequenza vengono ridotti e intanto il carico che sollevi, che è l'intensità, aumenta ad ogni sessione. Fai diversi blocchi, metti fai 4 blocchi di questo volume che cresce, seguiti poi da 4 blocchi dove il volume diminuisce ma l'intensità cresce.
cresce. In questo modo dovresti prima stimolare i tuoi muscoli con tanto volume nel blocco di volume, poi stimolarli con tanto peso. In questo modo applicheresti il sovraccarico progressivo in cui progredirai anche di forza e poi cresceranno i tuoi muscoli, inevitabilmente. Dopo questi due blocchi farai una deload week in cui riduci magari del 30 al 50% il volume totale di allenamento e i carichi, per poi continuare con un altro blocco di volume, un altro blocco di intensità. L'importante è che col passare del tempo stai intensità e soprattutto tonnellaggio totale che sollevi che sta crescendo, e questo è il sovraccarico progressivo. Terzo tipo di periodization è il daily undulating periodization, ovvero ad ogni singola sessione cambi quello che stai facendo. Questo è un po' come è formato il mio programma, quando vedete programma di forza e di ipertrofia, in cui avete una giornata di forza e l'altra giornata di ipertrofia. Che cosa vuol dire? Praticamente ad ogni singola sessione state cambiando intensità e volume. Ad esempio, nella sessione di ipertrofia fate specialmente ripetizioni nell'intervallo dalle 8 alle 12 ripetizioni, quindi questo è l'intervallo di ipertrofia, ma poi nella giornata di forza abbassate il volume che fate, abbassate il numero di ripetizioni a 1 a 6 ripetizioni, 3 a 6 diciamo, e però aumentate l'intensità. In questo modo nella giornata di forza avete un'intensità alta, mentre nella giornata di ipertrofia vi concentrate soprattutto a sollevare il carico per più volume. Questo è un esempio di daily undulating periodization, ovvero cambi ogni singola sessione. Questo più o meno in un nocciolo sono la progressione, i diversi tipi di progressione e la periodization. Come avete visto, la periodizzazione è una tecnica un pochino più avanzata di progressione, poca gente sa esattamente di cosa stiamo parlando. Direi che il 90% di quelli che vedete in palestra stanno facendo una progressione, diciamo, a buffo. Per il 10% che guarda i video su YouTube, che vuole imparare e vuole progredire al massimo, alla velocità ottimale per un lift naturale, magari prendere in considerazione in questi diversi tipi di progressione, di periodization, eccetera, eccetera, potrebbe aiutarvi a fare dei gains più veloci. Se siete principianti, ve lo sconsiglio. Invece, se siete magari stufi di fare sempre le stesse cose in palestra, volete avere un po' più un allenamento strutturato, magari in blocchi o magari in daily undulating, oppure se arrivate sempre in stallo o comunque arrivate in uno stallo di forza abbastanza spesso, metti 2-3 settimane, allora magari vi conviene cambiare tutto il vostro schema di progressione. Oppure se voi siete del tipo che da sessione a sessione potete avere una super sessione, magari di lunedì perché non siete mai stressati lunedì, però di mercoledì, non so, dato che avete, che ne so, gli esami da dare il mercoledì, oppure lavorate di notte il martedì sera, quindi mercoledì l'allenamento soffre, magari avrebbe senso seguire uno schema di progressione del tipo periodization, daily undulating periodization, in cui il mercoledì fai semplicemente una giornata un po' più di ipertrofia, quindi carichi minori in cui ti diverti anche di più, e invece il lunedì, che stai sempre al massimo rinfrescato dopo il weekend, fai la giornata di forza. Per darvi un'idea, se siete, fate parte di questi gruppi, vi consiglierei allora magari di guardare se potete seguire un certo tipo di progressione. Per il resto, come ho detto, l'importante è che progredite. Non importa che tipo di progressione state utilizzando, l'importante è che col passare del tempo riuscite a sollevare più carico. Vi consiglio, se siete principianti, di semplicemente seguire linear periodization, in cui provate semplicemente a fare col constant repetition model, andate sempre con lo stesso carico e provate sempre a sollevarlo o per più ripetizioni. Una volta che arrivate al massimo dell'intervallo che dovevate colpire, abbassate il carico e riprendete così. Altrimenti, se siete un po' più avanzati, spero che questo video vi abbia aiutato un po' a capire i diversi tipi di progressione. Qualsiasi domanda fatemelo sapere nei commenti o mandatemi un direct. Buttateci un like se vi è piaciuto, se volete altri video informativi così sul fitness. Detto questo, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!